Allora, ci troviamo qui a Tartis e questo è un cimitero, però non è un cimitero come tutti gli altri. Questo è un cimitero che accoglie e accoglierà quelli che vengono chiamati i morti senza nome. Sono i corpi di quegli emigrati che cercano di attraversare si mettono a mare, cercano di attraversare il canale Sicilia. La maggior parte non riesce ad arrivare, muore. Una parte di questi corpi vengono, il mare li restituisce e vengono seppelliti qui, grazie a quella che si chiama la Pietas di artista algerino che ha deciso di costruire a sue spese questo cimitero. Il cimitero, l'ingresso di questo cimitero è stato realizzato proprio davanti a questo che è un olivo secolare. Allora, lui è il mio amico Salem, che mi ha accompagnato e che mi aiuterà nelle traduzioni, di questo artista che ora vi presento. Ecco, ora vi presento Rashid Koraishi, che è un artista algerino che ha avuto questa idea. I cristiani parlano della pietas, la pietas è cristiana, la compassione. Ora ci facciamo spiegare da Rashid perché ha fatto tutto questo e poi andremo a vedere questo cimitero. كل المسيحيين انا عملت كثير كثير على المسيحيين. Questo signore Rashid ha lavorato tanto per i cristiani. Ha talmente lavorato che il Papa, l'ex Papa, Giovanni Paolo II. Pochi giorni prima della sua morte, gli ha mandato una lettera Ringraziarlo. per ringraziarlo di Allora, Rashid, come ti è venuta questa idea? الفكرة بنتي عندي بنتي عايشة ساكنة في لندن وهي تستكلف بجمعية معروفة أكسون كونتر لا فان La figlia che si chiama Aisha che abita in Inghilterra a che si Londra. occupa in Londra e che si occupa di Action contre la faim. che si chiama Allora, la sua figlia Aisha una volta l'ha chiamato per dirlo: papà, ho sentito che c'è una regione nella Tunisia dove cadaveri dei migranti che sono trovati sulla riva del mare sono gettati nelle discariche così, senza dignità. قلت لها je lui dis c'est impossible. All'inizio non ha creduto in questa storia, ma disse sì. Ma la sua figlia ha provato di convincerlo e le ha chiesto di venire a Parigi così possono vedere insieme e andare in Tunisia per vedere la realtà. Et j'ai fait des démarches pour savoir quelle est la personne la mieux que je puisse Fatto le sue contacter indagini ici per vedere pour le con quale persona qui in Tunisia è meglio parlare per risolvere questo problema. Et on m'a donné le téléphone du président du Croissant Rouge. Sì, le hanno dato il numero di telefono del presidente della Crociente Rossa, Mungi Slim, qui nel sud della Tunisia, nella città di Zarzis. Voilà. Je l'ai appelé, il est... Questo Mungi Slim è stata una persona molto gentile perché da quando l'ho chiamata è stato sempre disponibile a aiutare realizzare tutto questo signor Rashid. Quando hai cominciato a realizzare questo? Je vais aller un peu avant. Questa storia mi ha, come si dice, travolto, perché anche il signor Rashid stesso ha un fratello maggiore che
ha avuto questo un incidente simile a quello che succede a questi migranti. Oh, 1962. È sparito nel mare nell'anno 1962. E non ha mai ritrovato il corpo. E fino adesso non hanno trovato il corpo del suo fratello. E all'epoca aveva pari ADN. A quell'epoca non c'era il testo. Signor Shid ha parlato con Monge Slim, presidente della Crociante Rossa qui al sud della Tunisia, e le ha detto che questa storia non dà una buona immagine sul paese, sulla Tunisia e sull'Islam in modo generale, perché la nostra religione non è, nella nostra religione non si buttano cadaveri della gente così nelle discariche. Voilà. E donc, je dis à moi, je veux acheter une terre. Trouve-moi un terrain agricole à acheter. Ha chiesto al Monge Slim se c'è la possibilità di comprare un pezzo di terra dove fare un cimitero. Sì. Comme je ne peux pas en tant qu'Algérien, moi j'ai plusieurs nationalités, mais je suis pas né tunisien, je ne peux pas. Come il signore non è un cittadino tunisino, non era capace velocemente di comprare un pezzo di terra, dunque l'ha comprata nel nome della sua figlia. Subito, ma poco tempo dopo, ha parlato con Monge Slim e è andato con lui a bere un caffè sul bordo del mare e ha fatto il piano di questo progetto, di questo cimitero. Questo progetto, il n'est pas un centime qui vient. Allora, ha tenuto, signor Arshed, ha tenuto che tutte le spese sono è lui che li paga, non ha voluto accettare nessun millesimo dello Stato tunisino, anche di altre parti. Io sono artista. Signor Shid è un artista. Je vends des œuvres. Vende opere d'arte. A New York, a Londra, e je finance le projet avec la vente de mes œuvres. Sì, vendendo le sue opere d'arte in tutto il mondo, a Londra, a Parigi, a New York. È capace di pagare per tutto il progetto. En fait, c'est un don. Un cadeau, un don che je fais a tutte le famiglie di tutti ces gens qui sont ici. È un dono che lui tiene a farlo, a darlo a tutte le famiglie delle vittime di queste persone che sono seppellite qui in questo cimitero. Rashid ha avuto anche un'idea, cioè, tutte le persone hanno una proprietà, tutti, ricchi e poveri, che è il proprio nome e la propria storia. Ora, queste persone che il mare restituisce e che sono solo una minima parte di quelle che invece il mare mangia, non si sa chi siano, cioè di fatto non hanno un nome, non hanno una storia. Allora, Rashid ha pensato di mettere qui un laboratorio per fare dei prelievi di DNA, quindi anche un personale specializzato, e in base a questo tentare di ricostruire la loro storia e ridargli il nome. En fait, ici à Jarzis, le problème, c'est chaque fois qu'il y a des corps qui disparaissent. Oui, quando si trova un cadavere sulla spiaggia, il problema è che prima della realizzazione di questo progetto, che il cadavere prende molto tempo prima di essere portato all'ospedale più vicino. Prende qualche volta più di un giorno. E più il tempo quando è lungo per un cadavere che è passato già settimane e qualche volta mesi nell'acqua o sulla spiaggia, diventa una cosa non molto bella, troppo bella. La gare nazionale, ramène le corps il est là, ok? Voilà comment on le prend dans le cimetière, déjà dans une bâche. La tombe est déjà creusée, elle est déjà réalisée et elle est étanche. L'eau de mer qui rentre ne l'arrive pas. En dessous, on a mis du plastique sur tout le cimetière et les tombes, elles sont faites avec un ciment étanche. Vous voyez le corpo? Sì. Ah, ti ho fatto vedere come anche le tombe sono preparate. Sono quando il cadavere arriva, la tomba è già pronta. È fatta in modo completamente isolato. Travaillé aussi beaucoup de rescapés, ceux qui sont restés vivants. On les avait travaillé pour construire les tombes de leurs frères et leurs parents. Facendo questo progetto, ha fatto lavorare anche molte persone che sono rescappate, che non sono state annegate, sono salvate, sì. E ha permesso, ha avuto la possibilità di lavorare in questo cimitero, questo progetto del cimitero. Lui qui ha fatto mettere 5 alberi d'ulivo, perché 5? Ora ce lo spiega. Perché? E anche 12 piante di viti. Mm-hmm. La fide, per quale l'olivo?
5 oliviers. D'abord, l'olivier peut vivre des milliers et des milliers d'années. Il a vu passer des générations et des générations d'êtres humains. Prima di tutto, perché l'olivo è un albero che vive milliers et milliers d'années. Milliers et milliers d'années. Donc, c'est une mémoire de cette humanité qui passe. Sì. L'olivo ha visto passare molte, molte generazioni. È un'immagine di queste generazioni che passano. E memoria in umanità. E la memoria è una memoria dell'umanità. Deuxième chose, c'est le symbole de la paix. Nell'Islam l'olivo è sempre stato il simbolo della pace, sì. Et bon, et naturellement, le symbole, je l'ai pris aussi comme symbole de l'islam par les 5 piliers qui sont ceux de notre religion. Sì, ha scelto di piantare 5 olivi perché per rappresentare le 5 basi dell'islam. Donc, il y a le symbole d'abord de nous dire qu'il n'y a qu'un Dieu et un Dieu unique. La prima base è credere in Allah. Voilà. Et la deuxième base, c'est la prière. La preghiera che tutti i musulmani devono fare 5 volte al giorno. Il y a le mois de Ramadan, qui est le mois de jeûne, qui permet di dire aux gens. La terza base dell'Islam è il digiuno, il mese di Ramadan, che tutto il mondo lo conosce, e che permette al musulmano di sentire la gente meno ricca, la gente povera, di sentire cosa vuol dire la fame. Donc ça, on a donc l'acte de foi, on a la prière, on a le Ramadan, on a le don. Offrire aux autres. Allora, la base numero 4 si chiama nell'Islam Zakat, è il dono che tutti i musulmani adulti abbastanza ricchi devono fare una volta all'anno, devono dare come aiuto ai poveri il decimo del loro possedere. E la dernière, en fait, c'est d'aller au pèlerinage à la Mecque, donc le lieu. La base numero 5 è il pellegrinaggio che i musulmani devono, se sono capaci di farlo, andare a visitare la Mecca e la città santa di tutti i musulmani. Per questo vedete ci sono 6 piante di vita da un lato e simmetricamente lì in fondo altre 6. E nella simbologia sono 12 che sono i 12 apostoli. Allora, je rajoute une chose très importante. Ma famille s'appelle Quraysh. C'est le nom de la tribu de Mohammed. Mohammed est un Quraysh. D'accord? Ma famille est venue dans ces zones-là au 7e siècle. Merci, allora. Comment ça va? Il signor Rashid ha il nome di famiglia al Quraysh. E questo nome è molto famoso per gli arabi, per i musulmani, perché è il nome della tribù del profeta Maometto. Maometto è della tribù di Quraysh e la sua famiglia è arrivata qui quando? Nel settimo secolo. Allora, هذا عملناه علاش؟ لأن المشكلة كثير ناس ما عندهمش يعني الظهور يعني مشتتوا. Signor Shifty stava dicendo che questi pezzi di terracotta sono stati fatti apposta per permettere di avere le informazioni. A proposito delle cadaveri della gente che della persona per esempio che c'è questa tomba, sì. Queste informazioni sono così. In questo per esempio Arir, la parola Arir vuol dire la zona dove è trovato il cadavere. Sì. Dunque questo bambino è trovato, il cadavere del bambino è trovato nella spiaggia dell'Arir che si trova sull'isola di Gerba. E che questo bambino è il numero 64. Questo vuol dire che prima di questo ci sono 63 bambini. Altre, sì. E che questo cadavere è trovato nel 2019 e che hanno già preso un prelievamento del DNA e che si tratta sotto bebè, si tratta di un bambino. Questo è tombo di un altro bambino che ancora. Non è ancora identificato, c'è nemmeno l'altro, ma qui sì, non c'è nemmeno la possibilità di identificarlo. Aspetta, le tombe queste che ancora non sono dipinte, quelle che vedete, hanno cadaveri freschi di una settimana, questo per capire un po' le dimensioni del fenomeno.
E lui ha già fatto un'opzione per comprare il terreno che c'è al di là del muro. Soltanto in questa settimana la Guardia Nazionale gli ha portato i corpi di 160 persone. Il Giardino della Pace è arricchito anche con Bougainville. E reside dal lavoro anche a coloro che sono andati in mare e che sono ritornati qui in Africa vivi. Ha dato loro, a qualcuno ovviamente, un posto di lavoro. Ecco, vedete, qui ci sono dei corpi e ancora non è stata costruita, la tomba, perché ci sono dei corpi che sono stati consegnati qui dalla Guardia Nazionale negli ultimi giorni. Ora anche a loro verrà data quella che lui chiama una casa. Le nuove tombe che stanno costruendo. Queste sono piante di arancia amara che sono per tutta la filiera simmetriche ai lati di questo viale di ingresso, fatto tutto in ceramica. Qui già stanno arrivando i primi giornalisti, perché mercoledì mattina alla presenza della direttrice generale dell'UNESCO verrà inaugurato questo che si chiama il Giardino dell'Africa. Allora, questo è un piccolo mausoleo che è una ricostruzione della Kaaba, la Mecca, solo che questa è bianca. E questa porta è una porta del 1700, insomma, basta guardare anche il tipo di chiave. In cima alla Kaaba c'è questo simbolo, che sono fatto da tre sfere. Quella in basso simboleggia il giudaismo, che secondo le loro teorie poi si è evoluto in cristianesimo, e l'ultima sfera, quella in alta, è l'islamismo. Sopra quella mezzaluna rivolta verso il cielo serve per far arrivare qui su questo terreno, nel senso lato, sulle persone di fede, le benedizioni del cielo. E lui ha già fatto un'opzione per comprare il terreno che c'è al di là del muro. Soltanto in questa settimana la Guardia Nazionale gli ha portato i corpi di 160 persone.